Allora, vogliamo valorizzare come sempre il territorio. Quest'anno il tema è la mediterraneità. Uno dei temi che affronteremo è proprio come il cibo può unire anche popolazioni che solitamente combattono fra di loro. Esempio lampante, l'hummus. Sia gli israeliani che i palestinesi, benché sono tantissimi anni che fanno la guerra, comunque mangiano e cucinano lo stesso prodotto. Questo è uno dei temi dei laboratori, ne facciamo sia di sabato che di domenica, e l'altro appuntamento piuttosto importante è il personal shopper. I nostri incaricati formati portano le persone a conoscere direttamente i produttori, perché diventa fondamentale il contatto diretto fra chi produce il cibo e chi lo mangia. Allo stesso criterio abbiamo pensato di organizzare questi incontri faccia a faccia fra lo chef e il produttore, affinché la gente, oltre che formarsi, possa avere anche occasione di capire come la valorizzazione del territorio passa dal produttore, passa da chi lo trasforma e soprattutto passa anche da chi lo consuma. Il consumo consapevole di un prodotto aiuta a valorizzare il territorio.